di secondi, e quindi poi Giovanni Foderaro ancora una volta lasciato libero sulla corsia di destra è riuscito a mettere le cose a posto per il Coriciano. Sì, senza rubare niente, sia ben chiaro, perché il pareggio era secondo me il risultato più giusto, meritato, anche se loro sono una squadra tosta, possiamo metterla su tutti i piani di vista, economicamente, di organico, tutto quello che volete, ma oggi qua la differenza io non l'ho notata, indipendentemente da tutto. Mi dispiace perché effettivamente avevamo assaporato almeno il pareggio, visto che sulla vittoria non c'avevamo un proprio strada dall'inizio della partita. Il pareggio sarebbe stato, ti ripeto, la cosa più giusta. Onore a loro per la vittoria. Siamo completamente fuori dai giochi, però naturalmente il nostro pensiero è quello di giocarcele tutte, come al solito, e di mettere il massimo. Per esempio, diciamolo, forse non tutti ti aspettavano un impegno così forte da parte del vocale, visto la grande amicizia che c'è tra i due presidenti, Cogiandro e il presidente del Coriciano Nucaro. Oggi si è visto veramente grande animosità e anche grande nervosismo, segno che questa è stata una partita vera a tutti gli effetti. Sì, noi abbiamo solo ricambiato l'ospitalità che loro hanno avuto nei nostri confronti e anche da lì è nata una bella amicizia che si ferma appena si entra in campo, perché i nostri ragazzi sono stati veramente cazzuti, lo dimostra anche il fatto delle ammunizioni e tutto il resto. I malpensanti naturalmente ci sono in tutti i posti. Il Bocale non si è mai venduto e non cominciava sicuramente la partita di oggi a dare lezioni contrarie di quelle che sono del nostro spirito. Quindi insomma, che continuano a pensare quello che vogliono. Noi le partite ce le giochiamo tutte fino alla fine, anche perché i nostri ragazzi sono pagati, non ci vengono gratis a giocare. Domenica c'è la cittadina con la Reggio Mede, sappiamo tutti che non corre buon sangue, sicuramente sarà un'altra battaglia. Adesso però il vocale deve cercare di guardarsi anche alle spalle. Infatti no, ma poi non è vero che non corre buon sangue, c'è sicuramente una sana rivalità agonistica che ci contraddistingue da anni. Ma sicuramente e certamente daremo filo da torcere a loro, come abbiamo fatto oggi con il Corigliano, assolutamente. Bene Antonio, sì. È tutto da Melito, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.